Eccoci qua, ciao amici di Biblioboom, ciao Elias. Ciao Francesco, oggi, ciao a tutti. Oggi siamo in questo studio Biblioboom al settore cultura, ma ci è capitata una cosa meravigliosa. Giovedì 15 febbraio l'autrice Silvia Cinelli ha portato il suo nuovo libro L'Elisir dei Sogni, è la saga dei Campari. E è stata una bella esperienza. Abbiamo un video, però ci vuoi aprire e raccontare di che cosa tratta? Siamo nel metà del 1800, 1862 più o meno. Il protagonista all'inizio del libro è Gaspare Campari. Siamo nella Milano che sta rinascendo dal punto di vista industriale e Gaspare Campari è alla ricerca di un elisir rosso, perfetto, un qualche cosa che non esiste, ovvero il famoso, che poi diventa super famoso, Bitter Campari. Bitter Campari, buono devo dire, grazie Campari. Grazie, perché... a se stese come sei tu direi che... Vale doppio. Vale. Poi ci sono varie vicissitudini all'interno del libro fino a quando poi improvvisamente Gaspare muore e puntini, 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 non diciamo più nulla perché noi in questa intervista, grazie a Paola Malcangio che ci, come dire, ci presta il suo modo di essere giornalista e si è prestata anche questa volta all'intervista, perciò da Tarantola a te Paola. Ciao Paola, grazie, alla prossima. Ciao. Ciao. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Biblioboom, siamo qui nella libreria Tarantola e oggi abbiamo una graditissima ospite, Silvia Cinelli, con il suo primo romanzo, L'Elisir dei Sogni, la saga dei Campari. E naturalmente chi ascolta ed è di Sesto San Giovanni sa quanto questo nome sia importante per la nostra città. Benvenuta Silvia. Grazie. Racconto un attimo l'inizio della storia. Siamo a Milano intorno al 1862, conosciamo Gaspare Campari che è arrivato da Novara, è un liquorista, e ha un locale a Milano, in quello, nell'area che poi diventerà la Galleria di Milano, ma che all'inizio era il coperto dei Figini, era un palazzo rinascimentale, giusto? Che poi viene abbattuto. Per realizzare la galleria. Gaspare è sposato con Letizia in seconde nozze perché la prima moglie è morta. Da Letizia ha 5 figli, 3 maschi e 2 femmine. Tra questi 5 figli Gaspare si immagina e decide chi deve essere il suo successore nella realizzazione dei liquori, nella ricerca e nella creazione, e decide che deve essere il suo primogenito Giuseppe, mentre per Davide ha in mente tutt'altro, ha in mente di assegnarlo alle vendite. In realtà Giuseppe non è per niente appassionato del lavoro del padre, gli interessano i libri, è uno studioso, invece Davide è molto appassionato, vorrebbe rubare proprio il mestiere del padre perché è una cosa che lo attrae moltissimo. Il destino si mette di mezzo con una morte prematura di Gaspare che cambierà appunto la sorte di Davide. Giuseppe prenderà un'altra strada, Davide invece inizierà a fare il lavoro del padre. Seguiamo nel romanzo la storia di Davide, che poi risulterà un imprenditore assolutamente illuminato come il padre e sarà uno dei primi a credere nel potere della pubblicità e che porterà il marchio di Campari in tutto il mondo. Quindi la prima domanda che ti voglio fare è questa: che cosa della storia dei Campari ti ha fatto venire voglia di raccontarla al grande pubblico? Dunque, proprio questa immagine di persone estremamente determinate e di persone estremamente convinte del proprio talento e della qualità dei propri prodotti. Mi ha colpito anche l'idea di progressione che c'è leggendo la storia di Campari, partendo da Gaspare e poi continuando con le generazioni successive, perché Gaspare nasce povero, molto povero, tant'è vero che deve andare a lavorare come garzone di bottega a Torino,
E però grazie al proprio talento e grazie anche a una grossa determinazione riesce poi a mettersi in proprio e a costruire una propria azienda, a mettere insieme una propria azienda. E quando Davide poi eredita questa azienda, in realtà gode già di una ottima posizione, ma anche lui non si ferma lì, c'è sempre un'idea di andare avanti, di darsi da fare, di ottenere sempre qualcosa di più. E devo dire che questo mi ha molto affascinato, perché non è scontato, e soprattutto mi sembrava che fosse proprio in linea con lo spirito dei tempi, cioè con tutto ciò che stava avvenendo attorno nella Milano dell'epoca, che appunto era una città in forte espansione, che cresceva a livello economico, che ospitava i più grandi intellettuali d'Italia, che cominciava ad avere le prime fabbriche, e quindi proprio questo parallelismo tra le sorti della famiglia e le sorti della città mi è sembrato notevole e interessante. Infatti una cosa che ti volevo chiedere, cioè ci sono, o sottolineare comunque, c'è proprio questa immagine di Milano in fermento sociale, politico, il caffè dei Campari è frequentato da Giuseppe Verdi, da Filippo Turati, c'è davvero molto, molto movimento, ma nello stesso tempo si tirano giù palazzi, si costruisce la galleria, arriva l'energia elettrica, c'è movimento, c'è l'Expo, e nello stesso, cioè, la stessa immagine di attività e di fermento io la vedo in Gaspare Campari, che nel suo laboratorio sotto al suo locale, me lo vedo a mescere in questo, non lo so, io mi immagino un pentolone, ma sono ovviamente una lettrice, guarda, più o meno lavoro con la fantasia, e a mettere insieme, è un po' un alchimista, esatto, infatti mi sembrava davvero anche la definizione giusta. Quindi abbiamo Milano in fermento con Gaspare che anche lui cerca di trovare l'equilibrio, sì, perfetto, esatto. Tutti alla ricerca di un proprio destino e del proprio successo, quindi c'è questo parallelismo tra, sì, la famiglia. Un'altra domanda, un'altra cosa che ho notato io all'interno del romanzo, che il beat perfetto che poi Gaspare creerà è rosso come la chioma di sua moglie Letizia, che veniva chiamata proprio per questo Carotolin, giusto? Sì. Ok. E invece il cordiale che inventa poi Davide è chiaro come i capelli della donna di cui lui si innamora giovanissimo, più grande di lei, che è Etilia. È un caso? Allora, non lo so, dalle ricerche che ho fatto io non ho informazioni su questo, però sì, effettivamente potrebbe essere un'idea, sì, perché no, pensare che tutti e due abbiano cercato un colore che richiamasse la chioma della donna amata, sì. Bene, a proposito di donne, intorno a Davide nella sua vita ci sono tre figure femminili molto importanti, ti chiedo se vuoi tratteggiarle: una è la mamma Letizia, l'altra è Tilia che abbiamo conosciuto, e un'altra è una ballerina napoletana che lui conosce a Parigi, che è Leda, alla quale poi ci si affeziona durante la storia. Allora, premetto che i personaggi realmente esistiti sono due, sono Letizia e Quintilia, mentre Leda è un personaggio di mia invenzione. E, dunque, Letizia, la mamma di Davide, è un personaggio anche proprio dalle fonti che ho letto di grande carattere. E infatti, quando muore Gaspare, lei decide di tenere l'azienda, nonostante viva in un mondo in cui le donne non sono ancora imprenditrici, in cui stanno a casa, non partecipano agli affari, non partecipano alla vita pubblica, alla vita politica. Infatti tutti le consigliano di vendere l'azienda. Esatto, e lei però invece tiene duro, perché probabilmente vede più lontano degli altri e forse vuole anche un po' onorare la memoria del marito. Ma soprattutto, secondo me, ha la percezione di avere un tesoro tra le mani, cioè che quel bitter che suo marito aveva inventato, anche oltre a tutte le altre bevande, perché ce n'erano tantissime, ha ancora del potenziale che può portare, no, a una ricchezza ancora maggiore, e che questo sicuramente sarà un bene per i suoi figli. E poi è una donna che crede anche nei suoi figli, certo, perché comunque nonostante le delusioni, le deviazioni eccetera, comunque poi alla fine punta su Davide, che effettivamente la ripaga. Capisce che il talento poi è lì. Esatto, esatto. Ed è, insomma, lei è una donna
che sa essere molto severa, però allo stesso tempo anche supportare il figlio e incoraggiarlo nei momenti di sconforto. Mentre Tilia, Attilia, no, Quintilia, poi nel romanzo sì, la chiameremo sempre Tilia, sì, perché Tilia è, invece è una donna che, se non sbaglio, Davide conosce, che lui è proprio piccolo, ha 15 anni, lei è più grande. Allora, quello che sappiamo di Quintilia è che effettivamente è stata la moglie di Davide Campari, ma si sono sposati molto tardi, erano grandi, lui cinquantenne, lei sessantenne, e quindi io mi sono divertita a immaginare tutto quello che c'è stato prima, siccome ho pensato che due persone che si ritrovano in così tarda età, perché all'epoca poi erano anche... Certo. No? E, forse si sono cercati per tanto tempo e non si sono trovati, e alla fine però sono riuscita a coronare un amore magari coltivato in silenzio, certo, in clandestinità per tanto tempo, con sofferenza ma con passione. E Quintilia ho voluto immaginarla come una protofemminista, perché sono stata molto suggestionata appunto da figure che effettivamente esistevano all'epoca, di donne che si davano molto da fare nell'ambito sociale, della beneficenza, del sociale, aiutavano le altre donne, quelle delle classi più disagiate, aprendo ricoveri, scuole, insomma dando una mano proprio pratica. Sì. E Leda invece? Leda invece, vabbè, rappresenta la passione, il sogno, rappresenta la possibilità di altre vite. Davide per anche un lei, momento accarezza... Anche lei è molto determinata, fa un cantante a Parigi, non possiamo dire il resto, però è una che prende delle decisioni anche importanti. Quella di essere un artista non è una scelta facile. Lei invece la compie, va dritta per la sua strada e... una strada che incrocerà quella di Davide e creerà tutta una serie di, insomma, di scombussolamenti, ripensamenti, eccetera. E per la figura di Leda mi sono ispirata invece a Lina Cavalieri, che è stata una soprano molto famosa all'inizio del Novecento, era considerata la donna più bella del mondo, una femme fatale che insomma ha conquistato tutta l'Europa, l'America, e la sua biografia effettivamente è molto interessante. Quindi te la sei immaginata così? Sì, insomma, sì. Che arriva come un tornado nella vita di Davide, non esce. Ne esce, ne rientra, no, lascia delle tracce indelebili. Esatto, infatti. Va bene, allora, un'ultima curiosità, quando parli di Gaspare e del suo lavoro di alchimista, licorista, ci parli sempre di questo ricettario segreto che lui nasconde, non vuole che nessuno lo veda. È esistito veramente questo ricettario? Esistito? È esistito, anche se io non l'ho visto, purtroppo non ho avuto questa fortuna, anche a me sarebbe piaciuto tanto. Però chiaramente sono cose protette da un segreto industriale, e però sempre dalle fonti che ho letto posso dire che effettivamente esisteva, ma era proprio una pratica consolidata tra i licoristi, quella di tenere sotto chiave le ricette, perché avevano un grande timore di essere imitati, ognuno era geloso delle proprie invenzioni. È funzionato, perché poi alla fine insomma, sì, è stato e tuttora il Campari è una ricetta segreta, cioè si conoscono alcuni ingredienti ma certo, poi soltanto pochissimi sanno i dettagli. Immagino. Va bene, allora ti ringraziamo molto, ricordiamo a tutti che il libro di Silvia Cinelli è L'Elisir dei Sogni, la saga dei Campari, vi consigliamo di leggerlo e, se non l'avete ancora fatto, di visitare la Galleria Campari, perché come sapete Campari ha a Sesto San Giovanni il suo quartier generale. Il libro lo trovate nelle nostre biblioteche civiche, e adesso ci facciamo autografare una copia dall'autrice, così chi è fortunato potrà anche trovare la copia autografata. Grazie a tutti. Grazie.